torni mai più. Io dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Tutti, tutti. L'are. Oh. Cantare. Oh. Nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare lassù. All'Italia, la nostra nazione. Però dobbiamo parlare un po' del nostro territorio. Questa sera ci saranno degli artisti, dei poeti, dei cantanti, poi ci sarà anche una... Al massimo del freddo condominio, quando dopo il lavoro rincaso e le sere sono calme e terse, vedo con piacere all'orizzonte lontano il luccichio delle tue poche luci, piccolo paese del mio Natale, come una raccolta di stelle tremolante appari. Ogni stella per me ha un nome, indica una via, rappresenta una famiglia. Quando vedo una luce mancante, immagino una casa vuota. Se più del solito brillano altre luci, capisco che i vostri animi sono in gran festa, amici della mia prima età. Allora vi penso a spasso, tra la chiesa e il comune, con le scarpe tirate a lucido e la cravatta della festa. Così passano gli anni e ti rivedo sempre immutato, mentre io ritorno a te raramente, prigioniero della vita nuova. Buonasera a tutti voi, benvenuti qui a San Paolo in musica e poesia. Voglio soffermarmi proprio sulla musica. Perché la musica? Abbiamo appena ascoltato un pezzo musicale e poi una poesia. Il pezzo musicale che avete ascoltato inizialmente è la sigla dell'associazione De Saleo, composta dal maestro Vincenzo Celozzi, che è un grande orgoglio per il nostro paese, per la comunità di San Paolo Civitate, perché ha calpestato i parchi più prestigiosi e famosi italiani, ma non solo. E soprattutto il maestro Vincenzo Celozzi è un orgoglio anche per noi Associazione De Saleo, perché è un nostro socio attraverso la banda San Paolo. La banda San Paolo, by De Saleo. La poesia, se l'avete ascoltata e avete afferrato un po'
ciò che questo poeta voleva trasmettere. Trasmetteva l'amore viscerale per il proprio paese, per il proprio territorio. In questo caso era un poeta di San Paolo, quindi ha trasmesso l'amore viscerale per San Paolo di Civitate. Questa poesia ha vinto anche il premio Ungaretti 75 e l'autore che l'ha scritto era un grande perché era un grande dottore, era un grande poeta ed è stato anche un grande sindaco. Dico grande perché purtroppo oggi non c'è più ed è il dottor Luigi Antonio Grimaldi. E io adesso qui con me voglio chiamare la mia collega che mi guiderà in questa serata, che oltretutto è anche la figlia del dottor Luigi Antonio Grimaldi, Yvonne Lucia Simonetta Grimaldi. Umberto, che dire, grazie. È sempre un'emozione, poi questa sera l'ho sentita recitata davvero con grande arte e questa è una cosa che mi riempie davvero di gioia. Io posso raccontarvi così, quando avevo 14-15 anni e il mio babbo si mise a scrivere questa poesia. All'epoca non c'erano tutte le case che hanno costruito poi nel tempo a San Severo e San Paolo si vedeva molto di più da San Severo. Certo. Noi abitiamo al quinto piano, quindi si vedeva benissimo. E quindi lui, io lo ricordo perfettamente, era seduto in un posto della casa e l'ha scritta guardando. Quindi ha trasmesso proprio l'emozione, esatto, proprio quell'emozione, l'amore perché, viscerale per il perché proprio. Per lui San Paolo era il luogo del cuore, sempre. Cioè lui era, certo, a San Severo per motivi di lavoro, però. Certo. Il suo cuore è sempre stato qui ed è stato qui talmente tanto che adesso è qui. Esatto, esatto. È qui con noi. Qui, è qui questa perché sera ci guarda da lassù. Non questa solo sera, tutta questa la sera ci guarda da lassù e dai, spero che ecco, sia io vorrei concludere con queste parole, se permetti voi. Ecco, il messaggio che vogliamo trasmettere a questa poesia, ma non solo per i sanpaolesi, perché stasera abbiamo, insomma, il piacere di avere persone un po' di altri paesi anche. Abbiate sempre a cuore e abbiate sempre l'amore per il vostro territorio, per il vostro paese, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Perché dando poi anche l'esempio nel piccolo per migliorare e soprattutto poi educando i piccini, solo così si possono colmare quei difetti, quei problemi e creare un futuro migliore per ogni località. Questo è il mio pensiero. Grazie, è verissimo. Quello che hai detto è verissimo, Umberto. Vieni, grazie, qua, stiamo un po' più avanti. Certo. Vedo tante amiche e tanti amici e questo è bellissimo, certo, bellissimo, davvero. Allora, che dici se cominciamo? Io dico di cominciare e ti lascio a te un po' la spiegazione di come verrà svolta la serata, così un po' tutti sanno. Esatto, a noi piace dare queste spiegazioni, esatto, sarà la nostra deformazione professionale, però se spieghiamo siamo convinti che certo, il pubblico certo possa seguire più agevolmente la serata. Allora, questa è la serata conclusiva dell'Associazione De Saleo e noi avremo musica, poesia, un angolino culturale, anzi un salotto culturale. E lo vedete allestito magnificamente qui su questo palco. Alla nostra destra. Alla nostra destra, sì, del palco. E dopo avremo degli ospiti speciali, quindi musica, poesie, artisti locali, artisti che vengono invece da regioni limitrofe, sì, è vero? Esatto. Ma avremo anche tante sorprese, forse diventerà anche internazionale questa serata, perché chissà, mai dire mai. La speranza è sempre l'ultima, esatto, a morire. È sempre così. Una cosa che vogliamo precisare fin da subito: quando abbiamo iniziato a lavorare a questo programma, certo, abbiamo pensato a due parole molto importanti, a volte abusate, però per noi sono fondamentali, sono state proprio le fondamenta. Sono il nostro cavallo di battaglia, esatto, per ed è due paroline bellissime: collaborazione e condivisione. Perché siamo convinti che solo collaborando e condividendo
esperienze, abilità, intelligenze, esistenze di vita, si possa creare quel senso comune che un po' si perde, no? Si va perdendo perché la società ci porta invece a essere molto individualisti, a vivere molto freneticamente e soprattutto così a essere come delle monadi. No, non siamo delle monadi, siamo una società, certo, che deve appunto condividere e collaborare non solo sui social, ma soprattutto collaborare dal vivo, di persona. Questa è la cosa importante. Esattamente. Andiamo avanti con... Io credo di sì, io credo che sia arrivato il momento di presentare l'artefice, il Deus Ex Machina. Il nostro cervello, eccolo, della De Sario, il presidente Alfredo De Santo. Ci spostiamo magari un po' più qua, così lasciamo... Ah, presidente, sì, possiamo avvicinarci. Nel frattempo che il presidente un po' si organizza, si sistema, spero soprattutto che passiate una bellissima serata, ecco. Non ce la metteremo. Sei pronto? Ce la metteremo tutta. Presidente. Bene, a te la parola. Prova, sì. Okay. Allora, proviamo anche questo nuovo mio modo di fare, insomma. Sì, molto digitale il nostro presidente. Carissimi concittadini, anche quest'anno abbiamo voluto fortemente organizzare la festa dei quartieri. Dovete sapere che tra i vari principi su cui si basa la nostra associazione ci sono due principi a cui noi siamo molto legati, ed è la collaborazione e la condivisione. Questi due principi ci portano a fare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, e in un modo molto particolare. Pertanto, con tale evento abbiamo voluto offrire un'occasione conviviale per rafforzare i rapporti tra i compaesani, e nello stesso tempo ci ha fatto nascere anche un'idea, quella che vedere i quartieri non più come persone che si provano a fare, diciamo, una specie di gara, no, abbiamo creato un'associazione di quartieri che addirittura si collaborano tra di loro. Ecco, questa è la cosa più bella che ci poteva capitare, cioè togliere la prossimità tra i vari quartieri e vedere che un quartiere che sta in difficoltà, vanno le persone degli altri quartieri ad aiutarlo a risolvere quella difficoltà, è qualcosa di veramente bello. Significa che abbiamo seminato e stiamo raccogliendo cose buone. Non voglio dilungarmi con situazioni che porterebbero via del tempo prezioso ai nostri musicisti, ai nostri poeti. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che avete fatto e che state facendo per la De Sario. E un grazie particolare lo voglio fare ai miei collaboratori. Senza queste colonne, certo, il presidente da solo non può fare grandi cose. Ci vuole una squadra che effettivamente è stata costruita ad arte. Grazie a tutti. Grazie a te, presidente. Insomma, grazie Alfredo. Anche noi senza il nostro presidente un po' saremo persi, insomma. Esatto. Ci serve anche la sua saggezza. Sì. Beh, io direi di andare avanti, è il momento degli artisti e in questo caso iniziamo. Posso un'andata cominciare? Perché spieghiamo un po'. Gli artisti faranno un'andata e un ritorno, alterneremo poeti e musicisti proprio per non creare un po' noiosa la serata, ecco, per renderla un po' variegata. A te la parola, Ivo. Grazie. Bene, quindi cominciamo con i poeti e chiamerei qui Maria Rosa Di Donna, che è una poetessa di San Paolo,
che ha già partecipato a molti incontri poetici e anche qui l'anno scorso si è, ricordo che ha presentato una sua poesia. Ecco, se si potesse. Sì, nel frattempo magari apriamo il passaggio. Apriamo il passaggio perché sennò diventa abbastanza lunga tutta questa cosa. Bisogna prepararsi un po' prima. Lorenzo. Comunque, è interessante questa cosa delle poesie e dei poeti locali, perché in realtà nessuno più legge le poesie. Il mercato editoriale è in crisi, le poesie non si leggono, quindi non si comprano libri di poesie. E oramai purtroppo il mercato non è solo il problema. Però la poesia di più. Sì, diciamo il romanzo ha ancora. Il romanzo ha ancora. Maria Rosa, prego. Prego, Maria Rosa. Ti lascio il posto. Grazie. Bene, Maria Rosa, grazie. Qui, questa è la tua postazione. Allora, Maria Rosa, prima di cominciare, presentiamoci un attimo. Maria Rosa, benissimo. Allora, Maria Rosa, tu sei una poetessa di San Paolo, è vero? Allora, prima di iniziare, io devo farti qualche domanda, così facciamo, diciamo così, ci conosciamo anche meglio. Allora, io quello che ti voglio chiedere è questo. Quando hai iniziato a scrivere poesia e perché hai iniziato a scrivere poesia? Dillo al pubblico. Sì, ma loro lo sanno. Ho iniziato da sempre, da quando ero bambina, e mi piace esprimere quello che ho dentro, l'amore. E hai un autore, un'autrice? No, di... il mio cervello, è il mio cuore. Il tuo cervello e il tuo cuore. Questa sera ci presenti la poesia che si intitola Sentimenti. No, no? Se l'ho detto, non ascolto. Ma vabbè, la posso pure dire, la so a memoria. Però ce la presenti. Sì, ma no, non lo so, se, ce la, se non ce la vuoi presentare ce ne andiamo e facciamo venire un altro. Vabbè, allora mi presento questa e pure questa. Sì, io qui c'ho il paese sentimenti. Dove vivo. Allora, non è Sentimenti. Ma il paese... Vabbè, Sentimenti, no. E poi dico questo. Bene, e tu? No, perché la... No, con me. Benissimo. Allora. Sentimenti miei, perché vi ostinate? Siete troppo forti quando a me comandate. Grandi voi siete, amor mi insegnate, ma non tutti vi capiscono che siete lealtà. C'è chi disprezzo vi fa. Ma quando questo avviene, voi timor non avete. Tuttavia, cambiar non dovete. E il Signore che così vi fece, e così resterete. Io voglio dire questo perché... Dopo, al ritorno, noi abbiamo due possibilità. L'andata e il ritorno. Okay, adesso, adesso hai fatto il primo, la partenza, sei partita, poi fai il ritorno. Vabbè. Grazie, Rosa, grazie. Bene, allora adesso lascio la parola a te e pregherei il backstage di collaborare un po' di più, perché c'è questo tempo morto che non era previsto, cioè l'artista deve già essere qua, grazie, detta proprio così, visto che siamo tra amici. Bene. Grazie. Yvonne ci bacchetta, come vedete. Grande Yvonne. Allora, questa sera abbiamo una grandissima artista, cantante, musicista. Lei viene dall'Abruzzo, precisamente da Lanciano, e faccio entrare Alessandra Micolucci. Ciao Alessandra. Aspetta, ti attiva il microfono. Abbiamo un problema, può parlare? Devo porle qualche domandina. Meno male, facciamo un applauso anche ai nostri tecnici, insomma. Buonasera. Che tutta l'estate che lavorano, adesso si inizia a sentire anche la stanchezza. Bene Alessandra, tu vieni da Lanciano, diciamo un po', possiamo dire che siamo anche, io un po' origine abruzzese, mia nonna materna era dell'Abruzzo, provincia di Teramo. Com'è nata la tua passione per la musica, Alessandra? Allora, io ho iniziato con la chitarra da quando avevo 8 anni più o meno, per sbaglio, perché tutti i miei amici stavano andando a suonare la chitarra in parrocchia, quindi ho iniziato da lì e poi negli anni si è ingrandito sempre di più la passione per la musica e poi ho iniziato a cantare e scrivere pure i miei pezzi adesso. Brava Alessandra, grande veramente. Allora, questa sera tu ci porti Senza emozioni, giusto? Sì. Bene, ti lascio il palco a te e in bocca al lupo. Grazie.
questa città buia e desolata, tutto un pazzo che te ne sei andata, e cerco un rifugio questa notte di nuovo buia. Non ti aspetto sotto il sole, a me va bene anche se piove, tanto aspetto te, non le emozioni di quelle sere non ne ho intenzione. Quando ti guardi dalla finestra e sai già cos'è che ti resta, parti di me senza sapere niente, tra le luci di questa città, tra le stelle e la gente. C'è qualcosa che Alessandra. È onore e piacere presentarvi una poetessa di San Paolo, nonché una carissima amica, Antonella Piombo, che chiamo qui sul palco. Accogliamola con un calorosissimo applauso perché se lo merita. Ciao Antonella, ben arrivata. Grazie. Bene, vedo che siamo come in pan, facciamo un pan. Bene. Come ti senti? Tranquilla? Sì. Sei tranquilla. Bene, allora, per conoscere un po' più da vicino Antonella, qualora ce ne fosse bisogno, ma penso che tutti sappiano che cosa scrivi. Non lo so, io non mi sono pubblicizzata. No, però dai, due domandine, giusto perché ho letto le tue poesie e quindi volevo sapere questa cosa. Che relazione c'è, secondo te, tra la poesia e la società? E quali sono, diciamo, come influiscono appunto le politiche, la politica e anche gli eventi culturali nella tua poesia, e come tu li trasformi poeticamente? Semplicemente mi guardo intorno, prima cosa, osservo la gente, osservo quello che accade e di solito vedo che tutto gira intorno al primeggiare, possedere e avere tanti soldi. Poi si dimenticano che c'è anche una parte di società che bisogna tutelare. Sono d'accordo con te, dobbiamo recuperare quell'aspetto fondamentale che l'umanesimo l'abbiamo perso. Sì, noi eravamo famosissimi, le nostre università sono nate per quello, si coniugava il sapere scientifico e il sapere
appunto umanistico, e purtroppo questa cosa si è persa e anche, infatti anche oggi nell'università non c'è più quel vero senso iniziale, esatto, della università, che era esatto, così esatto. E poi una domanda così più leggera: se tu potessi scegliere solo tre libri, tre autori da consigliare, quali sarebbero questi, allora, tre autori? Uno, vediamo, scrive molte frasi che mi piacciono, Oscar Wilde. Un'altra è Alda Merini, sai che è stata in manicomio, ho passato tutte queste cose qui. E un altro che ho letto i libri ultimamente, non prima, è proprio il tuo papà Grimaldi. Grazie. Che scrive molto precisamente come piace a me. Grazie Antonella, grazie. Hai fatto una scelta molto bella, perché Alda Merini è un simbolo per tutte le donne, non solo per le poetesse, perché ha vissuto sulla sua pelle la discriminazione, la diversità, zero. Specialmente, esatto. Sì. Oscar Wilde, anche lui, poverino, ha dovuto insomma passare. Però ci hanno lasciato un tesoro. Però ci hanno lasciato un grande tesoro, e noi dobbiamo, il nostro compito è quello di essere portatori sani di cultura. Brava. Esatto, quindi adesso lascio a te il microfono e il palco, con una bellissima poesia che si intitola Aria corrotta. Sì. Un alito di vento soffia impetuoso su un volto di un bambino che si perde nei suoi giochi. Immune a quel soffiare, felice di continuare a giocare, non guarda i venti di tempesta che portano nell'aria, vibrando ancora più forte, puzza di petrolio, depositando sul mondo la loro pestilenza, fatta di soldi e corruzione, rubando i sogni delle nuove generazioni. Lingua il giocare, il bambino sembrava immune, volava sulle ali della fantasia, mentre il suo respiro si spezzava all'odore di quel veleno che l'aria portava. E microfono. Sì, su un libro che è andata alla Vertigo, veramente degli Aletti Editori, che sono con Mogol, ho avuto un attestato proprio da lì, perché era la poesia che ho vinto un concorso e poi ho fatto un libro mio. Complimenti. Grazie. Congratulazioni. Grazie. Congratulazioni. Ti aspettiamo per il ritorno allora, grazie. Bene. Carissimo allora, Umberto. Adesso è arrivato il momento di presentare un altro cantante, lui viene da San Severo e il suo nome d'arte è Axel. Prego Axel. Spero di averlo pronunciato bene, giusto? Bene, bene. Senti Axel, anche a te faccio la stessa domanda che ho fatto Alessandra. Prego. Com'è nato la passione per te, per la musica, ecco? Allora, per la musica penso che risalga intorno agli 8-9 anni, quando ho iniziato, sì, a scoprire gli artisti del genere pop americano. Ah, ottimo. Poi intorno ai, penso, io se ne ricordo male, 15-16 anni, è iniziato tutto per gioco il mondo del canto, con una serata karaoke tra amici. Bello. E da lì poi ho iniziato man mano a scoprire tutto. Io vorrei fare un applauso a questi ragazzi che sono giovanissimi e hanno la passione per la musica già da piccolini. Cioè oggi i piccini non hanno tutte queste grandi passioni, vediamo tutti i social, tutti con i telefoni, invece loro... Complimenti. Grazie. Lascio il palco insomma a te con la tua canzone Estate. Asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria. Quando mi guardi, non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Più quell'insensata voglia di equilibrio che mi
lascia qui sul filo di un rasoio a disegnare capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non parlano, e intanto il tempo passa e passerai, come sai tu. In bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Complimenti Axel, insomma fai un bel farsetto, non è da tutti, complimenti. Me la cavo. Dai, ti aspetto al ritorno. Grazie. Ok Yvonne, tocco a te. Adesso tocca alla poesia e chiamerei qui sul palco un poeta locale, Luigi Napoleone. Accogliamolo con un grandissimo applauso Luigi, perché se lo merita. Se lo merita tutto l'applauso. Allora Luigi, elegantissimo, sei molto elegante questa sera. Dai, appena abbiamo il microfono Luigi un po' emozionato. Signore e signori, buonasera a tutti. Buonasera Luigi, buonasera. Allora Luigi, dimmi un po', quando tu scrivi le poesie, no, a che cosa pensi? Io penso che devo esternare queste cose fuori per far capire alla gente, e ho cominciato sui disabili. Allora, perché tu... E guardo... Esatto, perché a te quello che interessa è lo sguardo, lo mi dicevi, guardo, sì, mi dicevi questo poveriggio, sì, giusto? E poi soprattutto perché tu vuoi portare avanti proprio le istanze delle, dei diversamente abili. È vero? La prima poesia è stata quella. Benissimo, grazie, grazie. Questo è... È un valore aggiunto, questo è un grande valore aggiunto. Che fa molto onore. Sì, questo fa molto onore. Esatto, esatto Luigi. Noi siamo veramente molto onorati di averti qui. Allora Luigi, la tua prima poesia si intitola Spiaggia dalla lunga veduta. E questa poesia appunto parla della visione che tu hai avuto stando in spiaggia, giusto? Di un'estate, di una... delle persone che sono lì, che si divertono, del sole e di te che osservi queste persone. Va bene? Ce la vuoi presentare? Sì. Benissimo. Grazie. Allora lascio il microfono a Luigi con la sua poesia che si intitola Spiaggia della lunga veduta. Spiaggia della lunga veduta. Spiaggia or deserta e tanto triste, con il mare che ti bagna in tutte le tue parti. Dopo un po' ti ricopri di tanta gente che ti fa compagnia fino a tarda sera, con il sole che ti lascia quell'ultimo raggio che crea in te quell'atmosfera. Spiaggia, ci fai vedere i lati migliori e peggiori di tanta gente che si mostra semplicemente. Con un po' di fantasia tu ci dai allegria. Or d'estate ti rivesti di tutti i colori che ti fan bella, che assomiglia a una stella d'aver tanto onore. Spiaggia dalla lunga veduta, lasciaci delle belle visioni, come quel sogno già vissuto su di te accaduto. Emozioni sempre.
Grazie. Adesso ci salutiamo e ci vediamo. È vero, ci vediamo per il ritorno. Benissimo. Vuole avere 3.000 microfoni. 3.000 microfoni e poi così. Benissimo. Ti sei emozionata, vai. Secondo e me io è bella poesia. Io mi emoziono con Luigi, scusate, cosa ci devo fare? Bene, adesso così. È arrivato il momento di un altro cantante, anche lui viene da San Severo e con immenso piacere faccio entrare qui Carlo Messinese. Sì, prego Carlo. Aspetta. Ah, okay. Buonasera a tutti. Bene Carlo, per me fa molto piacere, tu insomma di parchi ne hai già calpestati. Oggi ci porti il tuo inedito Meraviglia, però voglio dare un'anteprima. Carlo stasera, lui da San Severo, porterà qui a San Paolo di Civitate, al ritorno, il suo nuovo inedito e lo canterà per la prima volta qui. Se siamo pronti, voglio lasciare il palco tutto per Carlo. Grazie. Con Meraviglia. Vorrei restare ancora un po' con te, ma adesso devo proprio andare via. Ma tornerò presto, vedrai. Non piangere, il tempo passa in fretta e tu cresci ogni giorno di più, e il tuo viso bambino diventa più grande. Vorrei fermare il tempo a questo momento, quando mi dici papà sei il migliore del mondo. Prendo il volo, mi fai sentire come fossi l'uomo più importante di questo mondo, perché sei meraviglia, stupore sei per gli occhi miei. Meraviglia, senza di te non so cosa. Passarla insieme a te, stretti stretti abbracciati, e respirare il tuo dolce profumo. È un'emozione che io non posso spiegare, guardarti dormire e sentirti respirare. Io ti stringo più forte che posso, che la notte non è lunga abbastanza. Ancora un bacio prima di dormire, fino all'alba con te. Meraviglia, stupore sei per gli occhi miei. Meraviglia, senza di te non so cosa farei. E quando un giorno sarai grande, terrei a mente quei momenti di ogni bacio, ogni carezza, dell'amore che ti ho dato, di quando ti stringevi forte a me. Meraviglia, stupore sei per gli occhi miei. Meraviglia, senza di te non so cosa scappare. Bravo. Perché io adesso devo dire, a proposito di Meraviglia, meravigliosa voce, veramente. Grazie, bravo. Grazie, molto gentile. Carlo, non ti ho fatto la domanda prima perché volevo lasciare spazio alla tua musica. Anche a te la stessa domanda. Come
passione per la musica? Senti, la mia passione per la musica è nata semplicemente ascoltando musica. Vabbè, poi capivo che ogni volta che ascoltavo una canzone mi veniva quella voglia irrefrenabile di cantare. Quindi esternare proprio i sentimenti, perché in questa canzone si sentivano i sentimenti. Sì. E un cantante che magari ti sei ispirato c'è? Ce ne sono molti, perché uno in particolare, io amo il canto corato italiano. Perfetto. Classico. Uno dei cantanti adesso che mi sta ispirando molto, che è un giovane cantautore romano, è Ultimo. Perfetto, grande Ultimo comunque, calpestato Sardino. Va bene Carlo, ti ringrazio. Grazie, e ti aspetto mille, il ritorno. Bravo! Bene, andiamo avanti con la serata. Yvonne. Sì, caro, dimmi. Adesso voglio da te. Mamma mia. La tua vena artistica poetica. Sì. Io non ho vene poetiche, artistiche. Non è vero, bugia. Yvonne, cioè lei è professoressa, mettiamo a dire così, quindi. È la verità, non sto dicendo nulla, sto dicendo qualche scusate, bugia. Scusate, no, qui abbiamo fior fiori di professori, Certo. Qui abbiamo fior fiori di professori, ricercatori, storici, quindi per favore siamo in un consesso. Perché tocchi il tema storico? Perché tocchi il tema storico? Vuoi no, perché voglio dire, dice a me, capito? Quando poi c'ho lui che. Va bene, vabbè. Dai. Allora. Stasera ci reciti Lode al pomodoro, sì. Io non voglio dire nient'altro. Yvonne, lasci il palco. Grazie. Prego. Allora, ho scelto di... Aspettiamo con il sottofondo. Sì, esatto, volevo due paroline soltanto. Allora, diceva il poeta che la poesia è sempre un atto di pace. Il poeta nasce dalla pace come il pane nasce dalla farina. Con queste parole Pablo Neruda, premio Nobel per la letteratura nel 1971, esprime la sua visione poetica della vita, che si riflette in ciascuna delle sue opere. La cosa bella di Pablo Neruda e della sua cifra stilistica è riuscire a dare valore poetico alle piccole cose, alle cose della vita quotidiana, con una profondità e anche una grande e raffinata drammaticità, perché il poeta cerca la libertà nei versi. Nel 1954 Pablo Neruda scrive una raccolta che si intitola Odi elementari, che sono appunto dedicate alle cose semplici, no? Che suscitano appunto quella felicità familiare, ok? E in una di queste poesie, è proprio in spagnolo, si dice Oda al tomate. E ho pensato, ma San Paolo, che è patria del pomodoro, però forse non tutti sanno che non è nato a San Paolo il pomodoro. Lo sapevate questo? Sì, sì. Se Cristoforo Colombo non fosse andato nel 1492, microfono, ecco. Vorrei dire a proposito di sì. Sai che stai toccando le mie corde. Appunto, io l'ho fatto apposta, vedi caro. Il pomodoro l'ha portato Cristoforo Colombo, ma dalle nostre parti esatto. Non veniva mangiato, veniva utilizzato come ornamento decorativo davanti le case. Ma lo sai perché? Abbiamo iniziato a mangiare il pomodoro qui nel sud Italia nella metà dell'Ottocento. Esatto. Lì abbiamo scoperto che insomma il pomodoro. Perché il pomodoro, quello scoperto da Cristoforo Colombo e, se dobbiamo proprio essere precisi, da Hernán Cortés, che andò in Messico, era pieno di solanina e quindi era molto indigesto. Esatto. Okay? Quindi era molto indigesto. Non sono i pomodori che mangiamo esatto, oggi. Esatto, non sono i pomodori che mangiamo oggi. Ma perché il pomodoro? Perché sapete come è arrivato il pomodoro a San Paolo? È arrivato tramite una famiglia che fa di cognome Imperiali. Perché il pomodoro arriva in Sardegna, dalla Sardegna va a Genova, la famiglia Imperiali è di Genova e poi la famiglia Imperiali arriva qui a San Paolo e quindi nel Settecento porta il pomodoro. E noi grazie al pomodoro abbiamo il pomodoro di San Paolo, il pomodoro sanpaolese, che ha una forma specifica, caratteristica. Però appunto il pomodoro nasce lì nel Messico, in Cile, e, insomma nell'America Latina, va bene? E allora io,
che ho una leggera passione per lo spagnolo, no? Ne ho fatto la mia, diciamo, la mia lingua di lavoro. Col vostro permesso, questa sera vorrei rendere la platea, l'atmosfera un po' internazionale e ve la vorrei recitare in spagnolo, se me lo permettete. E se volete ve la posso anche poi dire in italiano. Io sono... Il mio direttore artistico la vuole in spagnolo, quindi io faccio quello che dice. Vogliamo fare la votazione? Facciamo così, chi la vuole in spagnolo, alziamo la mano. Tutte e due. Tutti. Credo un po' tutti, quindi in spagnolo, vai. Oda sottofondo. Oda al tomate. La calle se llenó de tomates. Mediodía, verano, la luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre se desata el tomate. Invade las cocinas, entra por los almuerzos. Se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los aleros azules. Tiene luz propia, majestad benigna. Debemos, por desgracia, asesinarlo. Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente. Es una roca víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Llena las ensaladas de chile. Se casa alegremente con la clara cebolla. Y para celebrarlo se deja caer aceite, hijo esencial del olivo. Sobre sus hemisferios entreabiertos agrega la pimienta su fragancia, la sal su magnetismo. Son las bodas del día. El perejil levanta las banderinas, las papas hierven vigorosamente y el asado golpea con su aroma en la puerta. Es hora, vamos. Y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate, astro de la tierra, estrella repetida y fecunda, nos muestra sus circunvoluciones, sus canales, la insigne plenitud y la abundancia, sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas. Nos entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura. Grande Ivonne, bravissima. Guarda, anch'io parlo lo spagnolo così perfetto, come se parlassi non l'italiano, il sanpaolese. Però la poesia è suono. Certo. La poesia è fatta di suoni, la poesia non è fatta di parole. È musica. Appunto, ecco, ed essendo suono è stasera musica. Stasera abbiamo unito esatto. Il musica e poesia. E la cosa bella è che se io ve la leggessi in italiano... sarebbe un'altra poesia, perché se io, voi sentite la strada si riempì di pomodori, mezzogiorno, estate, la luce si divide in due metà di un pomodoro, scorre per le strade il succo, è un'altra cosa. E qualcuno ha detto che la poesia è intraducibile, forse ha ragione, tradurre poesia è un'arte. Tradurre un romanzo è tecnica, ma tradurre poesia è arte, perché bisogna appunto tradurre il suono, il ritmo del verso. Bene. Quindi è molto la stessa cosa equivale per la musica, quindi con le canzoni. Esatto, identico. È vero. Bene, grazie, grazie per avermi dato questo spazio. Ci mancherebbe. Beh, io direi che in questo momento facciamo anche un momento di pausa dalla musica e poesia e passiamo poi al nostro salottino culturale mentre ci accomodiamo. Sigla. Un po' così. Allora, carissimo, non autocelebrare, però io sono convinta, io ho sempre uno sguardo molto critico, chi mi conosce lo sa, però io penso che l'associazione De Saleo abbia... diciamo tentato la coniugazione di questi, due, sì. di questi due termini e secondo me c'è riuscita per tanti motivi. Io ho assistito a quasi tutte le feste, no? A tutte le serate delle sì. feste di quartiere, e beh, quello che io notavo era che proprio si poteva respirare, toccare con mano queste relazioni, no? Queste relazioni che erano proprio forti, sane, sincere, cioè la gente ti sorrideva dal vivo, esatto. Ed è una cosa bellissima questa cosa qui. E questo forse noi non diamo il giusto risalto, ma guardate che
le politiche di benessere sociale sono proprio queste. Non bisogna fare voli pindarici, non bisogna fare cose difficili. Il benessere sociale è un benessere di prossimità, cioè è una cosa che viene fatta veramente gomito a gomito, fianco a fianco, scontrandosi, perché nello scontro c'è sempre una crescita, no? Nella parola crisi c'è sempre anche la parola, è contenuta la parola ricrescita. E quindi credo che questa, diciamo, che questo nostro, diciamo, punto, no? Certo. Così, che c'ha come una stella, come una stella è che stato, ci ha diciamo guidato, il nostro obiettivo è stato il nostro obiettivo. Noi dell'associazione, come ha detto appunto il nostro presidente, che cosa ha fatto? Ha soltanto cercato di mettere a disposizione della collettività le proprie capacità, le proprie competenze, proprio per rafforzare questo rapporto tra tutti i compaesani e recuperare quel senso di appartenenza, con effetti che vanno ben al di là delle singole manifestazioni, certo. Perché il benessere non è una cosa che si consuma nell'ink et nunc, cioè nel qui e adesso, ma gli effetti, no, sono effetti che si protraggono nel tempo, che noi vedremo successivamente appunto. Si inizia a mettere, no, Roma non è stata fatta in un giorno, esatto, quindi mattone su mattone, esatto, sono cose che vanno costruite, che vanno anche poi cementate, che vanno abbellite, ripulite, ristrutturate, come tutte le cose, insomma. Però bisogna, ecco, avere questo forte senso di appartenenza, senza essere però campanilisti, no? Perché il campanilismo non porta mai da nessuna parte, così come la critica servile non porta mai da nessuna parte. E purtroppo, insomma, a volte si assiste, no, anche a una sorta di così, per parlare, per far prendere un po' aria alla bocca. E quello lingua. Purtroppo c'è, certo, non siamo c'è. Tutti uguali. Esatto, ecco. Però va bene lo stesso, dai. Allora, io vorrei concludere solo una cosa, sì. Perché abbiamo parlato di condivisione e collaborazione. Proprio sulla collaborazione, è vero, l'abbiamo reso come obiettivo. Noi associazione hanno condiviso e collaborato i quartieri dimostrandolo, ma bisogna anche ricordare che come associazione abbiamo collaborato con l'amministrazione, tra cui l'assessore alla cultura Feliciana, che insomma, lo dico, che sono stato lì, abbiamo progettato e collaborato, esatto. Quindi bisogna far vedere la catena, esatto, che si vedi forma. Umberto, è fondamentale al giorno d'oggi aprire questi canali di comunicazione. Esatto. Cioè non dobbiamo più stare, il pubblico sta da una parte, il privato sta dall'altra, no? Ma queste cose devono essere come dei vasi comunicanti. Cioè, diciamo che abbiamo buttato il semino. Sì. Adesso questo semino deve crescere. Abbiamo cercato di lanciare stasera anche questo messaggio, con la speranza che viene colto da gran parte di tutti i presenti. E soprattutto io vorrei concludere così, poi andiamo avanti, altrimenti annoiamo, sì, il pubblico. Esatto. Cerchiamo di collaborare, mettiamo da parte gli asti, le asce di guerra, perché ci portano solo a farci ulteriormente del male. Se le cose sono positive per la nostra comunità, per il nostro paese, aiutiamo, collaboriamo, ma non è inutile fare questa guerra che non ci porta da nessuna parte. Questo è il mio pensiero e spero che, insomma, lo condividete più che altro, perché solo così possiamo avere un futuro. E vorrei concludere, basta guardare, oggi c'è una passività dei giovani, ma questi giovani vanno anche via proprio perché non c'è collaborazione. Se non diamo dimostrazioni, sono prima i grandi e poi l'applichiamo anche noi giovani, non si va da nessun'altra parte. Concludo, sì. E non voglio dire nient'altro. Qui abbiamo aperto, voglio dire, argomenti di un certo calibro, no? Certo. Cioè, voglio dire, se dobbiamo parlare di politiche giovanili, di attenzioni, no, giovanili. No, ecco perché ho detto chiudiamo, altrimenti diventa noioso. Ma dobbiamo fare poi un convegno, insomma, su queste, no, cose. Io direi invece che noi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti, è una serata di festa ed è giusto che adesso parliamo un po' dell'attività. Esatto, ed essendo una festa, noi dobbiamo fare festa, tutta questa, esatto, bellissima. Esatto, qui come vedete ci produzione. sono alcune produzioni dell'associazione, collaborazione, e sono solo delle piccole parti. Abbiamo collaborato per creare questi vademecum, che adesso spiegheremo molto velocemente per non annoiare, per poi condividerlo
con tutti coloro che sono interessati. Uno di questi appunto, questo è il formato cartaceo, ma c'è anche il formato digitale con le nostre rubriche online, tra cui abbiamo una rubrica molto in voga nel nostro sito che è il Caffè di Fabio Filzi, che curi tu, Yvonne. Insomma, ci puoi spiegare per chi non conosce perché magari deve leggere questi articoli? Ma il Caffè di Fabio Filzi è nato per una scommessa che quel signore lì seduto in prima fila, sempre lui è colpevole, esatto, sempre presidente. Lui è il colpevole. Mi chiamò un giorno e mi disse: senti, ma tu devi scrivere per me, perché io so che tu scrivi molto bene. Io dico: ma insomma, io me la cavicchio, non sono mica tutta questa cosa. No, tu devi scrivere per me, devi fare una rubrica culturale, una rubrica di approfondimento che parli un po' delle cose locali, ma anche con una finestra un po' più ampia, che insomma dia così anche un respiro maggiore, perché non è che noi nasciamo e finiamo qua a San Paolo, ma San Paolo insomma, voglio dire, è collegato con tutto il resto del mondo, e quindi non possiamo pensare di essere qua un enclave chiusi così. E quindi è nata questa rubrica che ho chiamato il Caffè di Fabio Filzi, in memoria, in onore della casa paterna che appunto è in via Fabio Filzi, perché ho immaginato di poter osservare dai balconi di quella casa un po', diciamo, la vita del paese e anche qualche eco che viene da lontano. E così abbiamo iniziato questa collaborazione, e questa collaborazione insomma ha portato anche moltissime visualizzazioni degli articoli, certo, no? Certo. Perché insomma lì abbiamo tutta una serie che siamo seguiti non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, sì, mondiale, sì, esatto. Perché abbiamo tante rubriche come Italia Connection, curata da Marisa Del Rinco, esatto, in inglese, insomma abbiamo varie rubriche. E quindi insomma io mi diverto moltissimo, e sempre sotto la supervisione del presidente, perché qui nulla si fa senza la supervisione del presidente. Sempre lui, dai, sempre, il consenso. Assolutamente sempre lui. E quindi lascia molta libertà. Però ci vuole sempre la catena, ogni tanto è corta, però va bene, noi ci siamo abituati, però va bene. E quindi abbiamo intrapreso, e il presidente è stato bravissimo, ha intrapreso questa avventura nominandomi il responsabile della comunicazione. Io spero che la sua fiducia sia stata riposta, diciamo, nella persona giusta, come tu sei responsabile della cultura. Grazie. Quindi insomma siamo tutti molto responsabili, quello è sicuro. Cerchiamo, presidente, di fare il nostro lavoro come meglio possiamo, esatto, con le nostre competenze. Soprattutto una cosa che ci teniamo a dire è che noi siamo volontari della cultura, certo, volontari, certo, di tutto. Noi non prendiamo una lira per quello che facciamo, ma lo facciamo col cuore, lo facciamo perché crediamo in questo paese. Io ci credo talmente tanto che sono che come ho potuto, ho preso la residenza, quindi sono non solo residente ma voto anche in questo paese, quindi state attenti. È una minaccia, fate attenzione lì in prima fila perché è una minaccia, quindi state gli molto attenti. E quindi sono qua e sono felicissima di essere compaesana. Possiamo stare tranquilli o dobbiamo avere paura? Perché insomma già hai terrorizzato l'amministrazione davanti. Io ho detto una cosa che non dovevo dire, mamma mia. Andiamo avanti, andiamo, vai. Oddio, ho detto una cosa che non dovevo dire. Vabbè, cattiva, però, sei molto cattiva. Io lo sai che sono cattiva. Meno male, dietro c'è Don Salvatore e Don Domenico, che poi presenteremo, una bella confessione ci sarebbe, sì, vabbè, secondo me. E come diceva Jessica Rabbit, io non sono cattiva, mi disegnano così, sì, io non sono cattiva. Se lo dice lei, la donna ha sempre ragione. No, togliamo questi gender gap, andiamo dobbiamo avanti, essere andiamo così. Avanti. E invece i vademecum sono una cosa, sì, bellissima, perché se uno ha perso un po' di storia, ha perso qualche notizia, qualche fotografia, qui trova tutto, perché questo è un lavoro davvero di grande valore, perché riporta documenti, diciamo. Mi sa che è beccato proprio la battaglia di Civitate. Sì, le radici della nostra storia, la battaglia di Civitate. Vorrei spendere due parole sulla battaglia di Civitate. L'anno scorso ci siamo lasciati che bisognava pubblicarla. Appunto è un lavoro svolto con l'Università di Foggia, sotto la supervisione dello storico medievista Francesco Violante, è molto accurato. Abbiamo cercato di mettere tutti i dati più attendibili, anche i numeri
di quante persone hanno svolto questa battaglia, una battaglia che ha segnato il destino del Mezzogiorno d'Italia. Dove si è svolta la battaglia di Civitate, per chi non lo sa? Beh, qui a San Moro di Civitate, a pochi passi, diciamo la zona del ponte, anche se poi un po' errata, stiamo un po' ripetendo la parte storica, in realtà la posizione era tutt'altra. Poi c'era chi diceva che la battaglia è avvenuta di fronte alla città medievale di Civitate, ma in realtà si è svolta molto probabilmente, quindi lasciamo questo punto interrogativo perché dobbiamo riscontrare i dati, su Coppalaso, dove oggi c'è la Torre de Vendette, per capirci, dove il Papa aveva fatto riposare le sue truppe presso il Pozzo di San Leo, e i Normanni a prima mattina 18 giugno li attaccano nel sonno scendendo la collina e li prendono di soppiatto, e poi lì c'è tutto un racconto. Questa parte di luogo, c'è questo punto interrogativo, bisogna indagare, ma è molto probabile che sia svolta in quel posto. Poi comunque nel quel vademecum abbiamo cercato di descrivere anche com'era la città medievale di Civitate, riprendendo anche un po' gli studi di Fabio Grassi, ricostruendo, descrivendo anche le chiese, almeno per quelle che siamo riusciti a ritrovare attraverso le documentazioni, e cercando di ricostruire anche l'ipotetica cattedrale Duomo, che molto probabilmente doveva essere dedicata a San Pietro, oggi quella che noi chiamiamo la cosiddetta chiesa di Civitate, che in realtà era una torre della prima cinta muraria della città medievale. Successivamente la città si ingrandiva, quindi è stata abbattuta, e quella torre viene utilizzata come campanile della cattedrale, tant'è che a fine 800 si sono effettuati degli scavi all'interno, sotto ci sono dei sotterranei che riconducono a una cripta del Duomo, dove c'erano anche le varie sepolture. Molti probabilmente dicevano che si trattano delle sepolture dei combattenti della battaglia, però insomma tutto questo lo potete trovare scritto su il vademecum della battaglia di Civitate. Non vado oltre, un piccolo accenno sui progetti futuri. Ecco, sui progetti futuri io vorrei consigliare prossimamente l'uscita della Tratturi e Transumanza. Questo vademecum è stato curato dal nostro presidente Alfredo De Santo, anche lui molto attento alle fonti, e quindi questi saranno un po' i progetti futuri insieme ad altri vademecum. Ecco. Io vedo qui un libro. Questo libro, il cui titolo è Genovesi del Settecento in Capitanata, è scritto da un appassionato ricercatore di Lesina? Sì, di Lesina. No, lui è di Poggio Imperiale, Giovanni Saitto, che parla proprio della famiglia imperiale feudataria di San Paolo, Lesina e Poggio Imperiale, che è stato presentato qui nella sala consigliare del comune di San Paolo. Insieme all'amministrazione comunale. È un libro che io consiglio vivamente, perché è davvero ben fatto, con fonti storiche. Assolutamente, Giovanni è uno storico ed è molto scrupoloso, esatto, nelle ricerche. Cioè, nel senso che è un libro scientifico, perché ci sono, vedete, le fonti qui segnate, non sono idee e sentimenti, perché quando si fa una ricerca non si può andare con è bello e brutto, mi piace o non mi piace, ma bisogna andare con... Bene, io direi storiche. Semplicemente consiglio vivamente questo di leggere, perché alla fine parla di quella parte della storia moderna, non solo di Poggio Imperiale e di Lesina, ma anche di San Paolo, in cui un po' ci manca. Ma lo sai che sono 450 anni quest'anno? Sì, dalla fondazione del casale di San Paolo. Di San Paolo. Perché appunto San Paolo, erano, sappiamo, 60 famiglie, ho letto. Esatto. Quando arrivò... Erano gli Albanesi, c'è tutta una storia, ma adesso non siamo qui. Però è interessante. Semplicemente la data, per chi non lo sa, San Paolo è nato il 17 maggio del 1573. Quindi quest'anno a maggio ci sarà, esatto, l'anniversario. Ma c'è un'altra cosa importante di cui dobbiamo parlare, che è una cosa che ci riempie di grande orgoglio. Sì. È vero, cosa passa nei prossimi giorni qui? Ecco, questo adesso facciamo una piccola e poi, esatto, chiudiamo completamente, altrimenti i poverini si addormentano. Ma vedi che loro sono interessati. Ecco, la gioia è sul cammino della pace. Il cammino della pace, che è un volano per attivare soprattutto il turismo lento,
ovviamente non è che se lo cura la Desalì, la Desalì è diventata partner del Cammino della Pace. Io sono referente per quanto riguarda il Comune di San Maria Civitate e mi interfaccio di continuo con l'amministrazione comunale, in questo caso sempre con l'assessore alla cultura Feliciana Lodrico, in cui questi giorni anche ci vedremo per definire tutti i dettagli. Ma in che consiste, scusami, questo Cammino della Pace? È un percorso storico, culturale e anche religioso. Semplicemente, per farla breve, parte dalla Basilica di Colmaggio all'Aquila e termina a Monte Sant'Angelo, quindi attraversa Abruzzo, Molise e Puglia. Ma noi abbiamo due tappe, tra cui facciamo anche il video per due paesi, perché abbiamo la quindi tappa. Quindi si inserisce, scusami, nei cammini come quello di Santiago, come molto, la via molto, Francigena, molto, come molto simile al cammino di Santiago, tant'è che i pellegrini hanno i credenziali, viene approdati il timbro. Ma hanno anche la conchiglia. No, quello è per una questione di San Giacomo, solo è tutta un'altra Santiago. Storia e non c'entra. E noi calpesta alcune parti del tratturo. Insomma, le prossime tappe saranno il 9 e 10 settembre, questi pellegrini resteranno qui a San Paolo, quindi soggiorneranno. Se vedrete queste persone, mi raccomando di essere gentili e disponibili, perché sono persone che vengono non solo a livello nazionale, ma possono arrivare anche a livello europeo e internazionale. L'anno scorso, ad esempio, è passato un monaco tibetano qui a San Paolo. Bene, io direi di concludere, perché altrimenti annoiamo, e direi di andare avanti, perché adesso c'è il momento di... loro, vedi, si sono addormentati, avete ragione. Ma non è vero, non è vero. Io direi di lanciare la sigla dei Quartieri in Festa. Veramente? Sì, perché adesso... Bellissimo, dai, allora aspetta che mi metto in gingheri. Mi metto in gingheri, mi alzo. Allora, qui siamo vieni qua. Sì, sì. Andiamo mi qua. Trascina come se... Eccoci. Allora, carissimi, adesso chiamiamo sul palco il sindaco di San Paolo, o chi, se il sindaco non c'è, chi fa il suo portavoce. No, e il presidente, c'è il sindaco. C'è il sindaco, eccolo, oh, finalmente. Abbiamo che siamo non... E hai ragione, l'abbiamo annoiato, non hai torto. Costantino, vieni qua, vieni, vieni. Grazie, Costantino. Prego, prego, sindaco, sindaco, io mi permetto presidente, di chiamarti Costantino, perché... Invece e poi chiamo anche... Chiamo anche il presidente della Desaleo, Alfredo De Santo, vi metto vicini con i dioscuri e noi invece ci mettiamo noi qua. Noi ci mettiamo da parte. Ah, anche l'assessore, sì. C'è l'assessore. Certo, c'è l'assessore. L'assessora? Io dico di chiamare entrambi gli assessori. Allora, gli assessori qui per cortesia, l'assessora Feliciana Logrieco e l'assessore Pasquale Volgadini. Ce la fai? Diciamo, ok, perfetto. Va bene. Prego, ben arrivati. Vicino al sindaco. Ben arrivata. Prego. Vai Pasquale, vai. Prego. Bene. Oh, benissimo. Io allora, vorrei prima fare una domanda. Non gliela faccio al presidente perché già so la risposta. Non la faccio direttamente, vi abbiamo annoiato, di la verità. No, un po', dai, no. Ho visto Pasquale che ha detto sono un po' sollevato. Mi sono spostato un attimo che a fumare una sigaretta e mi sono messo qua che ascoltavo con attenzione. Grazie. Grazie. Quindi, sì, grazie. Va bene, allora. Sposo il discorso della collaborazione, anche perché era uno dei punti nel nostro programma elettorale, quindi la collaborazione con le associazioni. E personalmente voglio ringraziarvi a nome mio e a nome di tutta l'amministrazione per la collaborazione, perché questa prima estate insieme con cui abbiamo lavorato insieme sembra che si dice buona la prima. È stato un gran successo, possiamo ammetterlo. Bene, cosa succede in questo momento? In questo momento abbiamo la consegna degli attestati e ai quartieri, ma anche della consegna di ringraziamenti a delle persone speciali che ci sono insomma affiancati. Se il presidente mi dà il via libera, io inizio a chiamare. Esatto, io volevo, se tu mi permetti, sì, che i saluti, prego, istituzionali, prego, visto che sono qui e io sai che sono sempre dalla parte delle donne, è giusto. E quindi è giusto che la, no, Ivone. No? Io do la parola a Feliciano. Ah, va bene. Perché volevo fare un altro ringraziamento prima. Volevo ringraziare tutti i cittadini di San Paolo e di fuori
che in questo mese hanno dato lustro agli artisti che hanno cavalcato questo palco o gli altri palchi, perché comunque gli artisti senza del pubblico non esistono. Quindi voglio ringraziare soprattutto i cittadini di San Paolo. È importantissimo, grazie. Poi passo volentieri la parola a Feliciana, perché è doveroso che chiuda lei quest'estate insieme, perché con tenacia e caparbietà è riuscita a realizzare. Feliciana. Buonasera a tutti. Non posso nascondervi che sono veramente molto emozionata per questa nostra prima estate insieme. Sapete tutti che questa per me è stata la prima esperienza amministrativa, che vi assicuro sto affrontando con grande impegno e determinazione. Ma il caso ha voluto che da subito ci dovessimo cimentare nell'organizzare una manifestazione così importante come quella dell'estate insieme. Sì, dico importante perché l'estate insieme è sempre stato un po' uno dei fiori all'occhiello di San Paolo. È risaputo che la nostra estate sanpaolese sembra richiamato turisti e cittadini dei paesi limitrofi, che almeno in passato amavano passeggiare tra le strade di San Paolo ricca di eventi importanti. Quello che noi appunto intendiamo fare è proprio questo, riportare l'estate del nostro paese ai fasti di un tempo e quindi volano per le attività commerciali messe a dura prova dalle varie crisi che si sono susseguite, prima pandemica e poi economica. Ed è inutile nasconderlo, oggi ancora di più dei cantieri aperti in piazza, che pur avendo noi fatto riavviare, hanno rovinato la nostra estate. Il nostro intento, partendo da questa prima estate insieme, è stato quello di riportare a San Paolo l'entusiasmo, il sorriso e l'allegria tipica delle nostre estati, nonostante le gravi difficoltà citate. Voglio infatti che sappiate che sia la piazza principale chiusa, sia le poche somme a disposizione ci hanno messo in seria difficoltà per l'organizzazione di questo importante evento. Ciononostante abbiamo cercato di diversificare, per quanto possibile, i luoghi degli eventi. Abbiamo praticamente tirato il prezzo con tutti i partecipanti ai vari eventi, a cui va il nostro più sentito ringraziamento. Per esserci venuti incontro alle nostre esigenze di cassa. Abbiamo anche dovuto dire no ad alcune richieste che ci sono pervenute proprio per questioni economiche e che speriamo con tutto il cuore l'anno prossimo di poterli rendere partecipi. Alla fine, in 2 mesi di intenso lavoro, crediamo di essere riusciti ad organizzare, nonostante tutto, una bella estate insieme. Ci sono stati eventi culturali, eventi di cabaret, le nostre feste di quartiere, serate per i più giovani, una serata dedicata agli anziani, ai bambini, quindi tanto divertimento. In sintesi, abbiamo cercato di dare un mix che possa interessare tutte le fasce di età. Ovviamente, essendo la prima nostra esperienza, ci siamo accorti di aver commesso qualche errore, magari qualcosa che si poteva fare meglio e con più attenzione. Ma noi non abbiamo nell'arroganza di credere di essere infallibili, anzi abbiamo l'umiltà e la consapevolezza di dover imparare dai nostri errori, qualità che ci permetteranno l'anno a venire di migliorare. In ogni caso sappiate, cari concittadini, che errori o non, possiamo assicurarvi di avercela messa tutta e di aver fatto del nostro meglio. Non vi sarà sicuramente sfuggito come in questo mio intervento io abbia sempre parlato al plurale e mai al singolare. Questo è dovuto al fatto che l'organizzazione di questa estate insieme non è figlia solo di Feliciana Lo Grieco, ma il frutto di un grande lavoro di squadra. Perché come dice il nostro sindaco, noi lavoriamo di squadra e la squadra viene prima del singolo. Oltre ad aver avuto il supporto di tutti gli amici amministratori di maggioranza, abbiamo creato una vera equipe di lavoro. Il nostro sindaco Costantino Rubino, il vice sindaco Sabrina Rosito, anche se non è qui presente per motivi di famiglia, l'assessore Pasquale Volgarino, il presidente che mangia nel microfono, il presidente Arduino Orziero, e l'assessore Ivan De Sando, e vorrei chiamare anche qui la mia amica collega Paola Matera, che è stata candidata alla nostra lista e ci ha seguiti sempre durante le elezioni
e ci segue ancora oggi anche per concludere questa estate insieme. Beh, ecco, io voglio approfittare da... Ma perché Paola, che fa parte dell'amministrazione, stava sbarcata in fondo? Infatti mi ero preoccupata. Adesso ci devi una spiegazione. Ecco, senza di loro sinceramente non so se sarei riuscita a farcela in così poco tempo. Grazie ragazzi, vi voglio bene. E adesso voglio, anzi vogliamo noi tutti, ringraziare le associazioni Falco, De Cristofaro e Petronzi, l'associazione De Saleo, Joker ADV, l'associazione Crescendo APS di Antonio Carrotta, Impiantistica La Medica. Ed infine un grazie va a tutti voi cittadini per la vostra partecipazione. Grazie mille. Beh, io se posso vorrei spendere una parola a favore di Feliciana. Feliciana è in dolce attesa, cioè poteva restare benissimamente a casa, invece è restata fino all'ultimo giorno spirito qui di servizio, a lavorare. E poi vedi, ha menzionato anche lei il concetto che abbiamo espresso noi, la collaborazione. Facciamone tesoro di questa grossa parola. Grazie, grazie. Sì, adesso allora adesso andiamo nella parte, diciamo, proprio. Sì, adesso io direi di chiamare le due parrocchie, San Giovanni Battista e Sant'Antonio di Padova, rappresentate da Don Salvatore e Don Domenico. E chiamiamo qui sul palco. E dopo premieremo invece, daremo l'attestato ai vari quartieri, giusto? Esatto. E li chiameremo e voglio dire, i quartieri si possono già preparare, grazie. Le due parrocchie, perché? Presidente, vuoi spendere tu due parole del perché? Ah, ok, ci proprio lascia. Ecco qua. Io veramente vorrei dire un grazie particolare a nome del potere a Don Domenico che è restato qui e fine. Don Domenico però deve raggiungere le parrocchie perché? Perché. Di che cosa? Prego, Don Salvatore. Perché a ogni richiesta, a ogni favore, non si tirano mai mai indietro. E tantomeno chiedono un contributo o chiedono chissà che cosa, sono sempre disponibili, sempre gentilissimi. Quindi è un minimo per dire grazie a noi come Associazione De Saleo per anche il contributo che date per la comunità, che non è poco ma è tanto. Magari non tutti sanno che fate un grandissimo lavoro per la popolazione. Anche tu, anche tu. No, Presidente, gli attestati? Il presidente, gli attestati sono qui? Sono qui? Io non li vedo. No, qui questi sono gli attestati degli artisti. Mancano quelli dei quartieri. Stanno qua. Allora, o siamo noi non vedenti. È una caccia al tesoro improvvisata questa. È una trappola che è una ci sta. Trappola? Ci volete mettere in imbarazzo? Sì, ma loro l'hanno fatto apposta, io lo so. Presidente. Ah, ecco, vedi? Chi è? I colpevoli. Chi è la colpevole, il colpevole? Ci volevano mettere in imbarazzo. Abbiamo un valletto eccellente qui, grazie. Bene. Bene, allora. Io direi di passarli al sindaco. Scusate se così passo davanti. Penso che dobbiamo partire da. Non lo so. Fate voi. Bene, insomma la trappola alla fine è riuscita. Questa è una bella ripicca la vostra, giusto? Questo è perché tu li hai bacchettati prima. Hai visto? Guarda, il backstage questa. Ah, allora vedi, proprio fino alla fine. È proprio il backstage, mo che torniamo in sede. Accompagnati dai genitori. Accompagnati dai genitori. Dispettosi. Ah, è giusto, il presidente la ripicca perché l'abbiamo annoiato con il salottino. Hai ecco. Allora, facciamo la consegna ufficiale? Sì, magari vogliamo fare anche una foto, esatto. Tutti insieme, così. Ecco, è un piccolo attestato di, diciamo, che ha un valore anche appunto affettivo, di riconoscenza, grazie. Non so se vogliono dire due paroline. Ecco, magari se passiamo il microfono. Voce! Se parlate, altrimenti dicono giustamente, non se ne sono curiosi. No, il presidente ci ringraziava e noi abbiamo detto non sapevamo che facevamo tutte queste cose. È vero, sì, è così proprio. Stiamo scoprendo questa cosa stasera, siamo contenti comunque. Però una cosa le dice.
Vai, io. Vai. Allora, vai, Don Domenico. Don Domenico. Allora. Don Salvatore le campane. No, no, sono. Sono contento che si sia molto accentuato il discorso della collaborazione, cooperazione. Però permettetemi, queste sono parole importanti, ma il problema sapete dove sta? Sta qui. Bravo. È qui. Cioè, se non entriamo nella mentalità, non solamente per alcuni eventi, per alcune cose che sono importanti, ma è la mentalità che dobbiamo crearci. Il nostro paese deve ragionare in termini sempre totalmente di collaborazione e di cooperazione, sempre. Bravo. Perché se no faremo degli eventi, ma la testa non ci permetterà mai di agire contro gli antagonismi e quant'altro, va bene? Ho chiuso, grazie. Grazie Don Domenico. E io aggiungo semplicemente, per me la prima estate sanpaolese, no? Ho scoperto un paese davvero vivo. E vi dico la verità, anche tanti amici sanzeuristi sono venuti qua, no? Dicevo c'è questo e quest'altro, quindi davvero una bella esperienza per me. E aggiungo semplicemente questo, quello che diceva Don Domenico, se è ben chiaro il perché collaborare, che parte sicuramente dalla testa, ci metteremo il cuore. Quando non abbiamo chiaro il perché collaborare, allora difficilmente possiamo metterci il cuore. Quindi buon cammino, ci dobbiamo dire, buon cammino. Grazie ancora. Proseguiamo. Bene. Grazie, grazie. Don Salvatore. Grazie. Allora, adesso continuiamo la consegna degli attestati e se già i quartieri sono pronti. No, 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 abbiamo prima. Ah no, grazie, grazie. Ah no, è vero, dobbiamo prima consegnare l'attestato all'Associazione Falco. Sì. L'Associazione Falco. L'Associazione Falco, eccolo. Un grande applauso, grazie. Buonasera. Ecco, l'Associazione Falco, diciamo anche chi sono, a certo, me ti resta un enigma. Questo tocca a te però. Vabbè, l'Associazione Falco semplicemente è un'associazione che si è preso cura per tutta l'estate insieme per la sicurezza a ogni manifestazione, quindi sono stati molto scrupolosi. Ti conviene il microfono anche per i quartieri e ovviamente anche per i quartieri in festa. Vabbè, quando parlo dell'estate insieme sono ovviamente anche per i quartieri in festa. Quindi grazie all'Associazione Falco. Grazie mille. Bene, adesso è arrivato il momento di chiamare il primo quartiere che aveva aperto. E chiamiamo il responsabile con tutta la banda. Chiamiamo tutto il gruppo. Tutto il gruppo. E allora, chiamiamo il quartiere Corea che ha aperto le feste di quartiere e sono stati veramente magnifici. Eccoli l'apertura. Qua. Eccoli anche. Buonasera. Con insomma le loro magliette di appartenenza. Allora, il quartiere Corea è il quartiere che ha aperto l'apertura, no? Sì, esatto, sì. E ha aperto la seconda edizione in via Danzi. Hanno fatto un bellissimo striscione. Benvenuti al quartiere Corea. Hanno fatto veramente un magnifico lavoro, una magnifica serata, bravissimi. E poi hanno fatto anche una serata di... adesso lo chiamiamo, vabbè, non mi permetto, non mi dispiace. No. Comunque, siete stati bravissimi. Prego, Ivone. No, no, io pure, io no, sono... No, 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 il presidente dice che dobbiamo velocizzare. Ah, velocizzare. Allora, niente, a questo punto bisogna chiamare sul palco il quartiere San Paolo. Grazie. Eccole. Chiediamo al quartiere Corea di restare qui. Restate lì, non andate via, vi mettete un attimo di là. Ecco. Ma questo qui. Qua pezzi da 90. Tutte donne, ragazzi. Qua sì che. Questo sì, eccolo qua. Ecco il quartiere San Paolo, anche quartiere loro. Quartiere San Paolo. Da cui Don Domenico ci ha dato la possibilità anche dell'apertura straordinaria della chiesa di San Paolo per le visite guidate, quindi grazie nuovamente. Vai, vai. Bene, voi restate sempre qui. Spostate. Chiamiamo adesso i quartieri Bascia Luce e Puzza Bash, che hanno dato dimostrazione di condivisione e collaborazione, e che hanno lavorato insieme per creare la serata. Quindi consegniamo. Buonasera, prima ben arrivati.
occhio. Facciamo una foto? Okay, facciamo una foto. Bravissime anche loro. Poi sono delle new entry, possiamo dire, perché è il primo anno e anche loro hanno fatto un lavoro veramente spettacolare. Bravi quartieri, Bascia Luce, Puzza Bascia. E ha concluso la seconda edizione il quartiere 167. Che si sono beccati un bel acquazzone, ma la festa comunque è andata bene. Eccoli qua. Ecco qui, quartiere 167. Ma bello, guarda, vieni con me. Sì, ci avviciniamo. Scusate, noi qua ci mettiamo un attimo qua. No, a parte che vedervi tutti insieme è bellissimo. Complimenti. Guarda, complimenti uniti, a tutti. Questa è una bella realtà. Veramente, ma tu mi permetti di fare una domanda? Certo, vai. Allora, vai. Scusate, faccio una domanda poi così. Allora, voglio sapere così, perché sono curiosa. Come avete affrontato l'organizzazione di questa seconda edizione di Quartieri in Festa? L'avete affrontata con spirito competitivo? L'avete affrontata invece diciamo cercando di farvi un po' come normalmente accade così? Se pensiamo a Siena, i quartieri sono sempre un po', certo, no? E si sa che io sono più bravo, tu sei più bravo, no, io faccio così, non faccio così. C'è qualcuno che mi vuole che vuol dare una risposta a questa mia curiosità, a questa mia domanda? Sì. Vai. Aspetta, questi aspetta. Ci rispondono in maniera differente. Aspetta, che qui c'è una risposta. Qui c'è una risposta particolare. Il capofila di questa risposta. Pina, vieni, fai tutto il bel giro. Mischiatevi e venite qua, perché io penso di aver... Vai. Qua, aspetta. Bene. Ecco. Qui. Allora, questa... fondo. Ivonne, io ti ho perso. Sono persa. Spero di... Ma non si che quartiere si è andata a finire? Allora, questo fondo ha un significato speciale, immagino, certo, no? Vedete che cosa vuol dire? Cioè, questa è, come dire, avete fatto... Ah, qui mi... Abbiamo fatto tutti qua nell'unione. Ecco, vedete che cosa bella? È così che dobbiamo stare. Mano nella mano, mano nella mano. Mano nella mano. Mi metto anch'io insieme a voi. Questo è buono, posso... Eccoci. Posso concludere, a questo punto mi sento di disagio anch'io, mi metto qui. Posso concludere a questo punto che i quartieri dimostrano che non hanno il senso di competizione, che sono uniti e che valorizzando ogni quartiere stanno valorizzando tutta San Paolo, perché comunque si aiutano uno con l'altro. E quindi è un grande messaggio. Bravi, bravi. Complimenti, allora, a voi. Magari può servire, magari non può servire. Però io mi ero appuntata una cosa che vi voglio leggere perché era molto interessante, se la trovo. Presidente, un attimo, se la trovo, perché qua i fogli sono tantissimi. Ecco, questa molto chiusa anche perché dobbiamo andare avanti. Un attimo, sì, però è una cosa importante che voglio dire a tutti. Allora, io che mi faccio sempre i fatti degli altri, ho chiesto a un... c'era un signore, ho detto, ma tu scusa, di dove sei? Ha detto, no, io non sono di San Paolo. E ti è piaciuta la festa, era al quartiere San Paolo, e mi ha detto: la caratteristica che rende speciale la manifestazione Quartieri in Festa sta nell'aver costruito attorno ai quartieri uno spazio comune in cui ogni abitante si riconosce ed è riconosciuto dagli altri. Chi come voi della De Saleo si prende cura del territorio e delle persone che lo abitano rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità. Non l'ha detto uno di San Paolo, l'ha detto uno che veniva da Forlì e che quindi non c'entra niente con San Paolo, e questa cosa mi ha riempito di grande orgoglio e di grande certo, gioia. Quindi certo, la dedico, ve la riporto perché l'ha detta a me, ma io la volevo condividere con tutti. Io resterei ore e ore a parlare qui, ma dobbiamo andare avanti con il ritorno dei poeti e cantanti, quindi grazie a tutti voi. Grazie. E prepariamo il ritorno degli artisti e iniziamo sempre dalla poesia.
che, quindi lascia a te la parola. Allora, richiamiamo qui sul palco. Benissimo. Adesso ovviamente sarà una scaletta molto molto veloce. Gli artisti si esibiscono e vanno via. Ovviamente faremo esatto, una consegna anche a loro degli attestati di partecipazione. Esatto, esatto. Siamo pronti allora con gli attestati. Ecco, sì. Maria, dove sei? Ecco, di qua. Grazie Michele per accompagnarla. È un po' lunga la strada da fare, eh? Certo, esatto. È un po' lunga. Come Sanremo del resto, scusa, quando scendono lì tutti zitti ad aspettare, siamo fino alle 2, non ho capito perché qua dobbiamo... Presidente. No, abbiamo degli orari. Allora, prego. Allora, io ho scritto un poco quello che avete detto, che è stato detto. Ci spostiamo. Il paese dove vivo. Ride sulla collina il paesello. Sta poco lontano dai colli liguri e dal fiume Fortuna. Lo spalletto e il vecchio tratturo hanno appoggiato uno. Il paese dove vivo lo attraversa la statale 16. È un paese agricolo e rumoroso, però fa vivo il paese, fa vivo il cuore. Quando piove l'acqua scivola e brilla come un gioiello ed esce l'arcobaleno. Nel paese dove vivo si mantiene viva la cultura e ci chiamiamo tutti per nome. Si piange insieme quando uno muore, si condivide quando si fa festa con i cibi culinari. La domenica mattina c'è silenzio nella via, l'eco della campanella dell'antico convento si intreccia con le campane della chiesa madre. Nei nostri cuori scendono gioia e speranza. Nel paese dove vivo ci sono due feste patronali, il resto è per l'estate insieme e la festa dei quartieri. Il paese dove vivo mi ha rubato il cuore, lo conserva dentro il suo. Nel paese dove vivo riceve i forestieri ben volentieri, l'aria è mite e si respira il mare. Del Gargano lo sgabello e San Pio che lo sorveglia. Il paese dove vivo ha un nome importante perché si chiama San Paolo di Civitate. Grazie Maria Rosa, grazie. Anche a te consegniamo l'attestato per la tua partecipazione. E adesso chiamiamo sul palco. Sì, adesso richiamiamo nuovamente Alessandra Micolucci. Ecco l'Alessandra pronta con la chitarra. Ovviamente ha bisogno, aspetta che arriva il tecnico a sistemare. Alessandra, ci suoni e ci canti La mia città, giusto? Ok, bene. Alessandra Micolucci con La mia città. Città, da questa cappa sempre un poco strana. Cosa mi aspetto ogni volta che ritorno qua? Se è più bella quando si allontana. Non è un dispetto, né un complesso di inferiorità. Se ti risulto solitaria e schiva, è che non trovo quella nostra vecchia affinità. Yeah.
1200 persone. Sempre un poco strana. Cosa mi aspetto ogni volta che ritorno qua? Se è più bella quando si allontana. Grazie. Grande Alessandra Micolucci. Ti consegno l'attestato anche a te e ti auguro un buon ritorno a casa. Grazie Alessandra. Bene, prego. Adesso invece passiamo alla poesia con Alessandra, con Antonella Piombo che ci presenta Dolore e Forza. Ecco qui, grazie Antonella. Vedo che Axel è già pronto. Sì, sì. Bravo. Antonella, tutto per te. Ok. Dolore e forza hanno spezzato le mie ali con parole argute e false. Mi hanno messo in ginocchio, calpestando i miei principi. Hanno provato a farmi strisciare, ma senza riuscita. La mia forza interiore e la mia fede mi ha sostenuto fino al limite della sopportazione. Nessuno potrà mai spezzare i miei pensieri, il mio agire. Mi hanno spezzato le ali, ma le ali ricresceranno. Allora riprenderò a volare su tutto ciò che è falso, logoro, inutile. La forza di non chinare mai il capo l'attingo dalle mie radici, radici fatte d'amore e dignità. A te, essere abietto, continua pure a serpeggiare e a strisciare. Grande Antonella, anche a te consegniamo l'attestato. Grazie cara, grazie mille. E adesso è il momento di sì, Axel. Facciamo entrare Axel. Axel, ci sei? Bene. Ok, Axel è qui con noi e adesso ci canterai Ovunque Sarai. Se sarai vento canterai, se farà freddo brucerai, se sarai ciò che sarò. E se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò. E se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ci sarai, io lo capirò.
grazie. Grazie, ok, grazie Axel, anche a te l'attestato di partecipazione, grazie, buon rientro anche a te. Bene, Yvonne, allora adesso avanti. Chiamiamo sul palco Luigi Napoleone, che presenta la sua poesia Ritrovarsi. Bene. Di nuovo buonasera a tutti, Ritrovarsi. Quanto è bello, dopo lunghi anni, mesi, settimane, tornare da lunghi, lontani o vicini che siano, alle proprie origini, al luogo di nascita, e ritrovarsi, come d'incanto, in un'atmosfera nuova, come il vento che soffia forte, da farti cancellare tutti i vecchi ricordi, per trovare nuovi orizzonti da scoprire. Come quell'amico che da bambino avevo lasciato, ed ora ci ritroviamo per raccontare tutte quelle belle avventure, luoghi lasciati inesplorati e ancora da farli nostri come tesoro. Questo è ritrovarsi, facendo festa davanti ad un falò, con tanti amici, mangiando e cantando tutte quelle vecchie canzoni che da bambino ci hanno lasciato un forte ricordo. Ritrovarsi ancora una volta per non perderci mai più al nostro paese. Michele, ci vuoi portare un ricordo? Grazie Luigi. Ivan, per il presidente di Saleo. Luigi, grazie, anche a te diamo l'attestato. C'è un ricordo che faccio io. Prendi l'attestato, grazie. E grazie, l'attestato. Grazie, questa la prendi tu. E adesso dici che cosa dobbiamo fare. Dici. Allora, c'è un ricordo per Yvonne, c'è prima il ricordo per Yvonne. Apri qui. Questo è per me, grazie, grazie. Per e anche per il presidente. Sì. Adesso lo apro. Che sarà mai? No, grazie, guardate, ha incorniciato la poesia Spiaggia dalla lunga veduta. Grazie, grazie Luigi. Grazie Luigi. Luigi sei unico, grazie caro, grazie mille, grazie. Bene. Ecco, com'è? Facciamo vedere, eccolo qua. Grazie. Bene, andiamo avanti con l'ultima canzone di questa sera con Carlo Messinese. Carlo adesso ci canterà il suo nuovo inedito uscito proprio qualche giorno fa. Se mi permetti volevo rubarti proprio due minuti. Ok, anche meno presentare... se possibile. No, velocissimo. Sì. Volevo dire che allora questa canzone è nata da un progetto con il mio produttore, nonché mia zia, Pina La Torre, il quale ringrazio, voglio fare un applauso. E senza di lei insomma non sarebbe stato possibile. E una canzone nata a quattro mani, scritta insieme, che parla di una ragazza a noi molto cara. E, non mi piace dire diversamente abile, mi piace usare la parola con diverse abilità. Bravo. Perché loro, per dire una parola in sintesi, amano senza un perché. Cioè, non hanno bisogno di un motivo per amare. Ed è una cosa, che noi dobbiamo imparare anche molto da loro. Esatto, concordo. Bene Carlo, grazie e ascoltiamo Fiaba inedito qui a San Paolo di Civitate. Prego. Anima fragile, dolce creatura, in silenzio te ne stai nelle tue mura. Sei una donna che non è mai stata bambina, sei una bambina che non è mai cresciuta. I tuoi giochi in cameretta chiusi in vetrina aspettano solo te da una vita intera.
fragile in quell'infinito. Del tuo sguardo c'è un mondo inesplorato. Pochi sanno il modo giusto per arrivare. Alcuni sanno il modo giusto per arrivare. Cosa pensi, a cosa sogni, ma quel sorriso dona luce ad occhi che non sanno guardare. La tua dimora in questa casa, ma la tua vita è una fiaba. Nel tuo castello incantato, dove la crudeltà del mondo e chissà quante volte ti sei domandata se una vita diversa ti avrebbe cambiata. Forse non saresti più te, perché dolce creatura, grazie, grazie mille, grazie. Grande caro, volevo ringraziare anche. Hai fatto una caffa, hai fatto fare. Volevo ringraziare la Lizard Academy School di Apricina, che è stata molto generosa per fare il coro. Beh, con veramente questi bambini. Una bella base, una bella voce, una grazie. Bella canzone. Brava, grazie mille, ancora, Carlo. Grazie a tutti. Ed ecco l'attestato anche a te. E buon rientro. Grazie, grazie a voi, buona serata. Ciao Carlo, grazie. Bene, non andare via. No, non tu, dico a lui, non andare via. No, non scappo. No, non andare via perché in una serata di poesia non possiamo non terminare la serata con una poesia che abbiamo studiato, spero, tutti a scuola. Almeno una volta. Pacchettuna, proprio. Vado assai. E quella è l'età. L'infinito di Giacomo Leopardi. Ecco. Vi recito questa poesia di Giacomo Leopardi, in cui anche qui a San Paolo abbiamo intitolato una via molto importante. Giacomo Leopardi, l'infinito lo scrive nella fase della fanciullezza. Inizia a scrivere le poesie nei cantici, questo è il canto dodicesimo, e fa così l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte, dall'ultimo orizzonte, il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi e di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quieta, io nel pensier mi finco, ove per poco il corno si spaura. E come il vento odo stormì tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce ho comparato. E mi sovviene l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e navigar me dolce in questo mare. Giacomo Leopardi, una poesia dell'Ottocento, e volevamo concludere così con una poesia famosissima e che è ricca di significati ed è anche nostalgica. Sì, però e adesso è anche una poesia che ha delle meravigliose, certo, assonanze, certo, certo. E i naufragi ci piacciono, soprattutto. Bene. Quando il mare è il mare poetico. No. Io direi adesso di andare avanti, sì, perché altrimenti diventa assolutamente troppo pesante, ci danno perché stasera chi abbiamo? Ah no, abbiamo, adesso arriva un momento specialissimo. Abbiamo la serata speciale della serata. No, abbiamo gli ospiti speciali della serata. Gli ospiti, ma è serata anche questo momento, certo, perché la renderanno speciale. Li chiamiamo speciale subito sul palco, dai. Sì, vai, inizio. Allora, abbiamo Valentina Celozzi, Gaetano De Palma,
Nazario Lapiscopia e Antonio Carretta. Un grandissimo applauso. E quindi, signori, vi lasciamo a questi grandi artisti maestri, alla loro arte. Grazie. Antonio, non va. Sì, allora buonasera a tutti. È un piacere per noi essere in vostra compagnia, mi fa piacere vedervi così numerosi. Allora, cosa faremo questa sera? Cosa facciamo? Un piccolo viaggetto in musica, perché la musica, come l'arte, fa viaggiare. E noi questa sera vi vogliamo portare in Messico. È il 1940, Consuelo Velázquez scrisse uno dei brani in lingua spagnola più celebri del XX secolo. Per voi, Bésame Mucho. Después
ojos, verte junto a mí. Piensa que la vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Grazie, grazie mille. E noi siamo abituati più a suonare che a parlare, quindi io sarò breve. Tra le altre cose, la ragazza che ha scritto questo brano, Bésame Mucho, quando ha scritto il brano non aveva mai baciato un uomo. Il prossimo brano è una richiesta che mi ha fatto personalmente il presidente. Io ho evitato quest'estate di proporre, chiedo scusa, un mio spettacolo, però lui ci teneva e gli volevo dedicare un brano di Morricone. Morricone lo conosciamo tutti, io qualcosa l'ho fatta nella mia vita, qualche volta ci ho anche suonato insieme, ho anche registrato un paio di colonne sonore, vabbè, questa è un'altra cosa, è un'altra storia. E quindi, no, non è vero. A voi un brano anche per omaggiare un trombista, non trombettista, della nostra terra, che si chiamava Michele Lacerenza, che era colui che ha registrato le musiche a Morricone. A voi per un pugno di dollari. Thank you.
Antonio Carretta. Bravo. Allora, continuiamo. Il prossimo brano è un brano a cui sono particolarmente legata perché è un vero e proprio inno alla vita. È un invito a guardare le piccole cose, a stupirci ogni giorno. E anche se il mondo oggi ha numerose problematiche, questo brano ci ricorda che nonostante tutto, il mondo è un posto meraviglioso. What a wonderful world! Thank you.
What a wonderful world. Grazie. Visto che è una serata di poesie, volevo presentare un brano bellissimo, un brano che ha scritto, una poesia più che un brano, che ha scritto Benigni a Troisi. E, sapete, lui è morto circa 30 ore dopo aver girato l'ultima scena del film Il Postino. Troisi, anzi Benigni, gli dedica una bellissima poesia. Un applauso ai nostri musicisti, sono bravissimi. Non so cosa teneva di indagare, intelligente, scaltro, generoso. Per lui non vale il detto che è del Papa. Morto un Troisi, non se ne fa un altro. Morto Troisi muore la segreta arte di quella tarantella, io lo ridico per un pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di yammo, sa, cennà, giallo, cazze, era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino, e non mi ha mai parlato della pizza e non mi ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro, ha fatto più miracoli il tuo verbo di quello dell'amato San Gennaro. Oh,
il maestro Nazario La Piscopia al pianoforte, il maestro grande, maestro grande o grandissimo, 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 immenso, celestiale, stiamo esagerando. Vabbè, non ti presento allora, dai. Valentina Celozzi, adesso Antonia Carretta. Sì, vabbè, no, Antonia Carretta, non si conta niente. Adesso vi lasciamo con l'ultima canzone. Sì. E volevo. Che cosa? Volevo condividere con tutti voi questo pensiero. Lo vuoi leggere tu? No, leggilo. Io non so leggere. E più che altro è diventata la mia filosofia di vita negli ultimi anni. Condivido con voi questo pensiero. Se canti solo con la voce, prima o poi dovrai tacere. Canta con il cuore affinché tu non debba mai tacere. Augusto D'Aolio. Bellissimo. E allora questa sera ci vogliamo provare insieme a cantare con la voce, ma soprattutto con il cuore, e omaggiamo un grandissimo artista, un cantautore, Lucio Battisti, con il nastro rosa. Passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi ha allarmato, non è come io la penso. Quel sentimento era già un po' troppo denso e sono restato. Chissà chi, chissà chi sei, chissà chi sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Case, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Mi sto accorgendo che sono giunto dentro casa, con la mia casa ancora con il nastro rosa, e non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Chissà chi, chissà chi sei, chissà che sincera.
Grazie alla De Saleo per averci invitati, e è una persona speciale che è il presidente, che è una persona che io stimo tantissimo, e non sono parole di circostanza, lo sai benissimo Alfredo che la mia stima nei tuoi confronti è veramente infinita, e lo so che è anche reciproca. Grazie all'amministrazione che ci ha, anzi soprattutto mi ha sopportato e supportato, e io è stata una cosa reciproca. Comunque grazie a tutti, e grazie a voi tutti. Io lo dico sempre, forse è stata presa da più persone questa frase, però io dico, noi artisti non potremmo, anzi non avremmo motivo di esistere se non ci fosse un pubblico, quindi grazie soprattutto a voi. Siete il mio paese, sono orgoglioso di essere qui, forse non ho fatto abbastanza per come dire, dare lustro a questa piccola cittadina, ma mi impegnerò, noi con il maestro La Piscopia saremo impegnati a Modena subito, andremo a Grosseto a fare un concerto, in istituzioni importanti, andremo in Sicilia ad Avola a metà novembre, siamo stati invitati in un festival importante a Milano, e quindi tra le altre cose a Modena suoneremo nel teatro di Modena, quindi un pezzo di San Paolo che si muove in giro per il mondo. Grazie a tutti. Il presidente voleva dire due parole, no? Ok, vuole andare via. Grazie e buona serata a tutti. Bene, bene. Allora, siamo grazie. Noi che vi ringraziamo. Io devo ringraziare il maestro La Piscopia, con i quali il caro maestro Carretta ho calcato molti palcoscenici, vero? Nei famosi allestimenti che ancora si facevano al Teatro di San Siro. Complimenti. E Salamuccio. Per Muccio, molto Bessame Muccio, complimenti. E maestro Antonio Carretta, che dire, congratulazioni come sempre. Mamma mia, che San Paolesità che c'è qua, scusate, guardate, cioè veramente, cioè la musica a San Paolo è proprio veramente di casa.
perché io, è così. Guarda, la stessa cosa equivale per me, i miei ringraziamenti, i miei complimenti soprattutto, e vi auguro di fare veramente successo, perché se fate successo voi facciamo successo anche noi, perché esatto, portate avanti il nome di San Paolo di Civitate, quindi grazie. Grazie per la generosità, perché non è scontata. Quindi grazie a Valentina Celozzi, grazie a Gaetano De Palma, grazie a Gaetano Piscopia e bene, grazie e grazie a voi che siete stati. Ecco, grazie, un bacio a tutti. Noi concludiamo e vi ringraziamo e ci scusiamo se siamo stati magari un po' noiosi. Prolissi, come dire. Esatto. E alla terza edizione, i quartieri in festa. Buona estate a tutti.